Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicure e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e gli iscritti più di tutti. Bentornati su Giovi HD Spo, io sono GIOVISPO e questa è la serie Scontri con i Titani, stagione numero 3 con Antonio Di Natale, episodio numero 7. Prima di iniziare volevo dirvi di passare dal canale del mio grafico, troverete il link qui in descrizione oppure un collegamento con un'annotazione qui in alto a destra proprio sul video, porterà direttamente al suo canale, fa anche lui video di Fruit, dunque passateci se volete vedere altri video di Fruit e se vi va iscrivervi anche al suo canale. Dunque, detto ciò, nello scorso episodio ho chiesto di scegliere tra ISCO, IF e Fabregas 88 SIF. Allora, volevo precisare una cosa. Nello scorso episodio, per mio errore, ho tagliato il primo gol di Natale. Infatti, se vedete, dall'1-1 si passa subito al 2-1 senza aver visto l'azione del gol. Quel gol l'ha fatto Di Natale. Poi ha segnato il secondo gol sul calcio di rigore e quindi sono due gol. Dunque, un giocatore IF. Detto ciò, la scelta per il ruolo di CC è stata quella di... Sono tutte e due IF, uno IF, uno SIF, scusate, è stata di vabbè, Fabregas in sostanza, dai. Fabregas, tutto sopra il 70, tranne la difesa, no, vabbè, anche 74 di testa, quindi vediamo che quanto è alto, 1,69 m, non male, diciamo. Dunque, detto ciò, vediamo il nostro avversario. Ed ecco la squadra del nostro avversario, eccola qua. Abbiamo una bagatona. Ok, sono morto anzi. Abbiamo Eder come attaccante, Varela e Vieirinha. Poi abbiamo i due bagati, De Bruyne e Draxler. Abbiamo quell'altro che non so chi. Poi abbiamo terzino sinistro, vi dicevo, Inigo Martins come DC, l'altro DC non mi viene il nome, il TD del Bremen si chiama Young e il portiere non so. Questa partita sarà, secondo me, un po' tira e molla. Diego Costa, il cross, cerca la testa di Natale! Tira prima di Natale! Porca troia, sono stato 3 ore con quel cazzo di quadrato! Chiellini di testa! Chiellini segna sempre di testa, sperando che non quitti. No, 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 no! Va! Cacà! Va! Ah! Cacare Eder, perché è un bug di quelli mai visti e lagga pure, grande connessione di merda. Eder, ma come cazzo è sto giocatore? Ogni tiro che fa è un po' tutto gol di merda. Mamma mia, devo cambiare a posto il difensore. Non... Castellini deve andare a fanculo però, è veramente, guardate. Non tiene neanche. Ed R mancino di destra. Come cazzo segna? Ma che cazzo proprio? Con questi bug di questi giocatori. Ma che cazzo? Ma che cazzo fai, Neuer? Ma che cazzo fai? Ma va. Ho perso un casino di tempo per aggiustare quella puttana di merda di El Gato di merda. Il nervoso a 300 milioni ce l'ho. Ma che cazzo di proprio, va? Sto il gatto di merda. Vai di Natale, segna! Vai di Natale, non ti... Non ti fermare! Mamma mia di Natale, che cazzo ti fermi? Vai di Natale, segna tu questa punizione. Vai, segnala, segnala! Se domani è Pasqua e qua ci tocca un altro argento, ma vaffanculo, dico io. Tutto oggi doveva capitare. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo. Ma come cazzo è possibile? Non ho giocato proprio, non ho giocato. Perché non ho visto un cazzo per 2 minuti. Non ho visto niente per 2 minuti. Non sono riuscito a giocare proprio. Ma puttana Eva, va. Sto minchia di El Gato di merda che... Ma va a fanculo, va!
ora vi dico, ma che nervoso, guarda, che nervoso. Io lo sapevo, io l'ho detto, quando si contano le squadre così come queste, si fanno bene solo il nervoso. Puoi avere pure Cristiano Ronaldo, tutti i toti, puoi avere tutti i cazzo di toti, ma se contro una squadra come questa, devi perdere. Puoi avere tutti i cazzo di giocatori che vuoi, ma devi perdere. Perché il gioco dice no, tu incontri una squadra così, devi perdere. Ci si mette il gatto, ci si mette la presa USB, ci si mette il portiere che si ritarda in una maniera assoluta. State vedendo il replay del gol di poco fa, quindi avete capito tutto. Dunque aspettate, dico, faccio una ricerca e vi dico. Allora, potrete scegliere tra due esterni sinistri, purtroppo argento, e sono Lama e l'altro è Montanes, entrambi esterni sinistri, e dunque fate la vostra scelta commentando qui sotto. Se il video vi è piaciuto, naturalmente lasciate un bel pollice in su, scusate il nervoso che mi è venuto. Comunque, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao e alla prossima!